C'ha una valenza completamente. Il mio specchio è impolverato. Sonnaggio. Ma buongiorno a tutti, voi di questo nuovo video, sono che questo è il mio canale. Ditemi se questa postazione per fare le nails vi piace oppure se preferivate quella di prima. Però a me devo dire che piace molto perché mi scoccia andare in studio, numero uno. Seconda cosa, mi piace. Cioè, adesso la testeremo per la prima volta e vedremo come funziona. Fatto sta che nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, come avrete intuito dalla location, dalle... Calmati. Dalle cose che vedete qui di fianco a me, andrò a rifare le nails. Andrò a rifare le nails. Voi su YouTube queste qua non le avete mai viste perché le ho fatte su TikTok tipo il giorno prima della festa dei miei 18 anni. Perché volevo cambiare le unghie all'ultimo momento, quindi ho deciso di farle così super trash. E adesso invece le voglio riandare a fare. Come sempre ho chiesto consiglio a voi su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram andatemi a seguire. Però questa volta volevo fare questa cosa un po' strana, un po' diversa, che è fallita miseramente, che era quella di fare scegliere le unghie di questo mese a quattro content creator. Di questi quattro content creator ho ricevuto risposta solo di una, perché io sono stupida. Ho pensato a tutto ciò il giorno prima, l'ho comunicato il giorno prima, quindi l'ho comunicato a tutti ieri. Sono tutti content creator molto famosi che chissà quanti messaggi ricevono in direct ogni giorno. Ieri era sabato, quindi sicuramente che loro avevano staccato il cellulare, stavano con gli amici, si divertivano, non stavano a leggere DM. Raga, ho sbagliato tutto. Però il prossimo mese ci ritenterò, cioè ci riproverò. Comunque non fa nulla perché tanto userò le vostre risposte. E l'unica risposta che ho ricevuto, che è quella di Carlotta Piasella, che io personalmente adoro, stracarina e stragentile soprattutto, che mi ha consigliato di fare un determinato tipo di unghie. Però erano quelle trash. Essendo che nel sondaggio hanno vinto quelle più normali, non dovrò fare quelle lì, però sono sicura di farle il prossimo mese perché, come ha detto lei, sono rosse, super natalizie, appunto, strafighe, quelle lì che aveva scelto lei, pazzesche. Quindi il prossimo mese mi sa che andrò a fare quelle lì proprio per Natale. Sbrighiamoci. Ok, adesso vi inquadrerò anche un po' il piano d'appoggio. Per prima cosa, come sempre, vado a rimuovere lo smalto vecchio perché andrò a fare un refill, quindi vado a togliere tutti questi brillantini e mettiamoci all'opera. Mi vado a mettere la mascherina e li tolgo con la fresa. Mi sa che apro anche la finestra perché altrimenti mi intossico. Tipo stavo spaccando il tavolino. Metto la mascherina per evitare di respirare la polverina delle unghie, ok? Adesso vado a togliere tutte le unghie vecchie e poi ovviamente passo un panno qua sopra perché sarà poi straimpolverato, ma dettagli. Non vi spoilerò ancora le unghie che ho scelto, ve lo faccio vedere dopo. Dopo tipo 20 minuti però ci sono, ho finito di fare praticamente di togliere il vecchio smalto, il medio mi ha abbandonato, ma già era chiara la cosa perché era già un mese che provava ad abbandonarmi, però sotto l'unghia è perfetta, quindi adesso la riandrò a costruire, cioè l'andrò a ricostruire, volevo dire. Ho già pulito il tavolino che era tipo con uno strato così di gel, cioè di polverina del gel vecchio, letteralmente uno strato così, infatti ho dovuto passare più volte la pezza. E adesso andiamo a limare perché voglio prima sistemare un po' la forma. E poi partiamo con la base. Io come base andrò a usare questa qui di Jelen, un brand che mi aveva inviato i suoi smalti il mese scorso, cui mi vedrete collaborare anche in futuro. Mi aveva inviato i suoi smalti, infatti userò le sue colorazioni, mi sa perché mi servono i loro colori o quelli lì. Come base vado a usare questa perché mi sono trovata bene. L'unica cosa, non insultatemi, però mi sono dimenticata di prendere dallo studio il primer, quindi non ho il primer con me. Prima di fare il refill lo vado ad accorciare un po' perché altrimenti vado a fare il refill in zone che non mi interessano. Sto per piangere perché mi sono accorta di non avere le cartine per fare le unghie. Cosa faccio adesso? È domenica. È tutto chiuso. Forse ho trovato una soluzione, forse ho mandato i miei genitori dal cinese a prendere la cartina, le cartine. Però mentre vado ad iniziare a fare le altre nails, perché altrimenti perdo soltanto tempo. Quindi vado a mettere uno strato molto sottile della base e la faccio polimerizzare in lampada. La lampada è questa qui, me l'aveva inviata sempre Jelen, però è la Sun 5. Mi sono trovata abbastanza bene, appunto si può staccare oppure agganciare al supporto sotto. Ok,
adesso, mentre stavo scegliendo i colori, adesso vado con il gel a fare il refill nelle nails che già ho. Guardate quanta cavolo di ricrescita c'è sotto. Vi ricordo che le ho tagliate prima di scuola a zero, cioè comunque mi crescono abbastanza velocemente secondo me. Comunque vado a fare il refill con un pennellino. Quindi prendo i miei pennellini che ho in questo portapenne di Greta Menchi, che risale onestamente a quando ero una super fan. Greta ritorna, Greta ci manchi. E vado con un pennellino a fare il mio bel refill. La ricrescita, non so se si vede, probabilmente no. Vado a fare tipo una pallina così e lo vado a stendere su tutte le unghie, ovviamente facendo uno strato più spesso qua nella parte della ricrescita, appunto. Utilizzando il 100% del mio intelletto sono riuscita a ricostruire quest'unghia anche senza cartina. Mi sono appena accorta che è stortissima. Vabbè, adesso la raddrizzo anche se non è lungo uguale a quell'altro indice. Però ok, qua ho finito il refill. Adesso sistemo quest'unghia, è stortissima, oddio che schifo. Dettagli. E adesso vado a fare il refill in questa mano. Ci vediamo appena ho finito la base gel, perché sono molto indecisa riguardo la decorazione, perché non so se seguire la lettera ai vostri consigli oppure fare un po' di testa mia. Sono le 6:30 e finalmente ho finito il refill in entrambe le mani, quindi abbiamo qua il refill fatto, ho anche sistemato la forma dell'indice come vi dicevo, e anche qui il refill fatto. Sono molto fiera di essere riuscita a fare l'indice nonostante la mancanza della cartina, quindi molto proud onestamente. Quello che voglio andare a fare è usare un colore nude, questo colore qua nude, perché infatti nel primo sondaggio hanno vinto i colori nude. Io voglio usare questo qua perché è molto carino, è anche uno dei più scuri che ho qua al momento, nude 350 di Jelen. Quello che vorrei andare a fare io è una decorazione strafiga che voi in realtà non avete votato, perché voi avete votato la decorazione semplice, però effettivamente se tu ci rifletti, io tanto cerco di rigirare la situazione per non dirvi che le voglio fare come ho deciso io, che sono scema, ma questo mese va così. Cioè, secondo me è una figata, capito? È che secondo me voi non l'avete capita. Voi lo dovete capire. Ora ve la spiego. Praticamente vado a fare tutte le unghie così. Poi vado a fare tipo il rilievo, provo a fare tipo il serpentato. E poi la parte serpentata la faccio lucida, mentre la base la faccio opaca. E allora, abbiamo la base, il colore in realtà, boh, non so se mi piace oppure no, non riesco a capirlo. Quello che vado a fare adesso è prendo sto smaltino, vado a prenderlo con un pennello un po' più sottile, forse questo qua non è abbastanza sottile, però adesso in caso ne prendo un altro, e vado praticamente a disegnare dei rettangolini sull'unghia. Come? Cioè vado a fare questa specie di rettangolini un po' più elevati, capito? Allora, non so se adesso si intravede cosa stavo cercando di spiegarvi prima. Adesso vado a catalizzare la lampada e voglio farvelo capire meglio proprio facendo la base opaca. Adesso vado con lo smalto lucido che rende, cioè non lucido, con lo smalto trasparente che rende le unghie opache. Questo qua però va messo sotto la lampada, anche questo qua di Jelen rende le unghie opache, quindi top. E dopo vado a passare lo smalto trasparente soltanto nella parte in cui le unghie sono rialzate, capito? Cioè, allora, per me ha senso, probabilmente sto facendo una cretinata. Vedete? Adesso sono così, vi faccio vedere appena riesco la lampada. Allora, già si vede tutto l'effetto opaco, già si vede tantissimo, vedete? Prima, quando l'ho messa all'interno della lampada, erano lucide, adesso sono tutte opache. Guardate quanto cavolo sono opache, questo smalto è top, devo dire. Adesso provo con il trasparente, quindi, a rimarcare, cioè i rettangolini che avevo fatto, capito? Allora, la prima mano è fatta, vedete quanto è figo questo effetto? Dai, vi prego, secondo me è stupendo. L'altra mano la vorrei fare di questo altro colore, quindi farle di due colori diversi. Non so se ha senso questa cosa. Sono un po', capito? Combattuta. E continuo con lo stesso colore, ok? Mi metto sotto e ci vediamo dopo. Allora, sono un clown, non ci sono più clip di quella sera lì, ma adesso vi spiego cosa cavolo ho combinato e come sono finita a mezzanotte a rifarmi le unghie. In pratica finisco di fare entrambe le mani con quello stile lì, aspettate, non devo spoilerarvele, ok. Comunque ho la stessa felpa perché è stracomoda e ho detto la metto anche per la scuola perché era super calda. Comunque, fatto, finisco di fare le nails e praticamente avevo entrambe le mani con questa decorazione che inizialmente mi piaceva anche. Dopo la guardavo e mi sembrava sempre più oscena. Attenzione, non proprio oscena, mi sembrava troppo basic, perché se tu non guardavi le unghie con una luce sparata sopra, quindi non riuscivi a intravedere il riflesso, sembravano tutte unico colore e non era neanche un colore che mi faceva particolarmente impazzire, quindi non mi piacevano
per niente. Cioè, proprio per vedere questo effetto dovevi avere una luce sparata sulle unghie, altrimenti era impossibile vedere il riflesso, ok? Quindi già comincio a... Avevo un po' di tempo in più perché ormai era sera, quindi non potevo fare altro, cioè dovevo solo aspettare i miei per la cena. Quindi ho detto, va bene, prendo i colori, prendo tipo il viola, il lilla, il verde, prendo tutti i colori strani, inizio a fare delle fiamme sopra le unghie. Non ho ripreso questa parte perché la fotocamera era scarica, però ho delle foto fatte con il cellulare, quindi ora vi metto le foto. Da male in peggio, cioè avevo fatto questo effetto, quindi con queste fiamme tutte colorate in tutte le unghie diverse, con questa base di questo colore non troppo bello, con questo effetto, raga, vi giuro, non mi piacevano per niente. Io cercavo di autoconvincermi, dicevo sì, un po' mi rappresentano, perché così, raga, non mi piacevano per niente, proprio per niente. Cioè, non ero disposta a tenerle un mese quelle unghie lì, perché poi tipo un mese, raga, non è tipo 2 giorni poi li cambi, un mese intero con quelle unghie lì non ci sarei stata, onestamente. La sera viene poi Francesco a casa mia, siamo un po' insieme, io continuavo a guardare queste unghie e non mi piacevano. Succede che praticamente una delle fiamme non si era catalizzata, cioè non era stata abbastanza in lampada, per cui si è tipo staccata la parte dello smalto, perché ho fatto uno strato troppo spesso senza farlo asciugare bene, parliamoci proprio terra terra. Fatto sta che si solleva questa parte, quindi quella lì dovevo rifarla sicuro, perché si era proprio rovinata, quindi o andavo in giro con un'unghia proprio rovinata o scena peggio di prima, oppure dovevo rifarla. Prendo Instagram e vedo che c'era Pamela Paolini, che era una delle content creator a cui avevo scritto, che mi aveva risposto così la sera, quando ormai avevo finito le unghie, e mi tenta palesemente, perché mi risponde dicendomi sì, d'accordo, sì, fai le onde, che erano le unghie che avevate votato anche voi. Quindi c'avevo queste due cose, cioè sia il vostro voto sia quello di Pamela erano per le unghie con le onde. Io ho fatto le unghie oscene che non mi piacevano, dovevo comunque rifarne una. Alla fine la base l'avevo già fatta, quindi dovevo soltanto cambiare il colore in caso. Sono salita a casa, mi sono rifatta le unghie. Infatti adesso vi lascio ai video di me ieri sera. Houston, abbiamo un problema. È 12:15, ho deciso che non mi piacciono. Ora provo la nail art su una sola unghia e vedo se mi piace. Bentornati! Allora, avrete già visto come sono un po' venute le unghie, che colori ho deciso di usare. Ho deciso di rimanere nel basic, perché ultimamente mi stanno piacendo più queste unghie basic, da normi, ok? La prossima volta le voglio fare assolutamente più lunghe. Mi sono pentita di averle accorciate, ma adesso vi faccio vedere le nails. Allora, a me piacciono anche perché ormai ero tipo... mi ero buttata nello sconforto a vedere quelle unghie un po' oscene che mi erano uscite. Quindi qualsiasi cosa, onestamente, le avrebbe superate. E queste qua le hanno superate in gran lunga, ve le faccio vedere. Oh, non so se si vedono bene, però stra belle. Allora, i due colori sono una specie di verde argilla, quello di sotto, e poi un verde un po' più chiaro, più acceso, con tutte queste sfumature. Le ho fatte calcolate di sera, dopo che ero stanca tutto il giorno, che provavo a fare delle unghie decenti, però in realtà mi piacciono, cioè non ci ho messo neanche troppo tempo, ci ho messo poco tempo per rifarle tutte. Ho impiegato un'ora letteralmente per toglierle e rifarle, quindi ci ho messo davvero pochissimo tempo perché ero decisa, ho detto qua dobbiamo risolvere il problema, e sono così, cioè a me piacciono. Adesso non guardate tutti i bordi ancora un po' colorati o arrossati, però mi piacciono sicuramente di più di quelle unghie oscene che avevo fatto, onestamente, bruttissime. Ora come ora posso dirlo, prima non l'avrei detto perché comunque le avevo, quindi che facevi, ti mettevi a piangere? No, però ora come ora lo posso dire, erano oscene. Molto meglio queste, più semplice, più basic, quindi ho seguito il vostro consiglio, anche quello di Pamela. Comunque i colori sono nude, non sono colori pastello, c'è il verde, forse un po' il verde di sopra, un colore pastello, però comunque sono colori molto basic, ovvio. Non c'è niente di pazzo. Ma voi non guardate i gioiellini perché sono degli spoiler di un video che vedrete in futuro. Fatto sta che mi piacciono. Voglio sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate sia delle nails sia di tutta questa tiritera che ci ho fatto attorno. Non è una cosa importante, potevo tranquillamente tenermi anche quelle, però non volevo farlo, avevo questa opportunità di cambiarle last minute, essendo che ci metto poco e ce le avevo già a casa le cose, ho lasciato anche tutte le cose in mezzo, quindi non ho dovuto tirare di nuovo fuori tutto. Fatto sta che adesso mi piacciono e sono felice. Grazie sia Pamela sia Carlotta per i loro consigli. Cuoricino spezzato perché quello di Carlotta non l'ho seguito, che in realtà all'inizio l'ho seguito, però l'ho tolto. Fatto sta, cuoricino spezzato, però sicuramente lo seguirò per il prossimo mese quando faremo quelle di Natale. Aspettatemi delle unghie fighissime per Natale. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, fatemi sapere qua sotto con un commento assolutamente se volete vedere altri video della nails, e noi ci vediamo al prossimo video. Poi vi metto anche un post strafigo con queste unghiette su Instagram.